Se pensate che il vostro telefono si ricarichi velocemente, beh, allora è perché non avete mai visto questo. Al giorno d'oggi siamo abituati a pensare che un caricatore da 20 watt, 30 watt sia mediamente veloce. Allora cosa ne pensate se vi dico 67 watt di ricarica? È pazzesco, non è vero? Ma c'è ancora di più. C'è qualcosa che si è spinto ancora oltre. Qualcosa di totalmente esagerato. Probabilmente lo smartphone con la ricarica più veloce sulla faccia della Terra. Ebbene sì, se non vi bastano 67 watt di ricarica rapida, ci pensa lui. Il Mi 11 T Pro con i suoi 100 watt di ricarica rapida. E dato che il caricatore da 120 watt con la tecnologia Xiaomi Hypercharge è incluso direttamente nella scatola, quest'oggi faremo un bel test. In quanto farà lo 0-100? Stiamo per scoprirlo. Prima di iniziare, ragazzi, se i video che pubblico sul canale vi piacciono, se queste recensioni sfida sono di vostro gradimento, allora lasciate un bel mi piace e superiamo i 4000 mi piace per un altro smartphone incredibile come quello di oggi. Ok, prima di tutto io direi di partire con un bel unboxing di questo Mi 11 T Pro. Dopo una breve panoramica andremo ad effettuare un test di questo smartphone per vedere quanto velocemente è in grado di ricaricarsi. Devo dire che, come sempre con Xiaomi, la confezione è piuttosto ricca. Nella scatola, ad esempio, c'è anche una custodia trasparente inclusa. Ovviamente troviamo lo smartphone che vedremo tra poco. Nel frattempo accendiamolo. Ecco qui. E diamo un'occhiata a una cosa molto importante che voglio farvi vedere, che vi anticipavo poco fa. Oltre che il cavo USB c'è lui, un mostro da 120 watt di potenza. Ragazzi, c'è da dire che è parecchio pesante, è compatto. E devo dire che in realtà è anche piuttosto piccolo per essere un caricatore da 120 watt. Questo caricatore carica molto più rapidamente di tanti altri caricatori che abbiamo per i nostri PC portatili. Questo vi fa capire quanto questo caricatore sia compatto. Questa, ragazzi, potrebbe essere una delle solite recensioni che troviamo sul web, in cui parliamo magari di quanto sia figo il telefono esteticamente. E comunque c'è da dire che sì, è davvero molto bello. Potrei parlarvi della sua tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel, dello schermo AMOLED con refresh rate da 120 Hz. Però in questo video voglio concentrarmi su una cosa sola: la sua batteria e la sua mega ricarica. Tanto per cominciare, questo smartphone ha 5000 mAh di batteria, quindi cominciamo bene. Dopodiché supporta la nuova tecnologia di ricarica Xiaomi, Xiaomi Hypercharge, che, come vi anticipavo prima, non so, l'ho detto forse che ricarica 120 watt, penso di averlo detto. Quindi prepariamo il tutto perché comincia il nostro test di ricarica. Prima c'è un problema: la batteria di questo smartphone è ancora al 22%, quindi dobbiamo scaricarlo del tutto. Ci rivediamo tra qualche minuto, finché questo smartphone non sarà completamente scarico e il test potrà avere inizio. The next day. Ok, ragazzi, siamo al 2% di batteria rimanente, anche se imposto la luminosità al massimo il telefono la mette di default più bassa per risparmiare batteria, ma noi apriamo Asphalt, volume a palla, e cerchiamo di consumare quest'ultimo 2%. Ok, il telefono si sta per autospegnere perché è scarico. 3, 2, 1. Ok, ciao ciao, è ufficialmente morto. Ho già inserito il mega caricatore alla presa di corrente, colleghiamo lo smartphone e che l'hypercharge abbia inizio. Abbiamo anche il timer e vediamo un po' quanto ci impiegherà a raggiungere il 100%. Il telefono, come potete vedere, indica che si sta caricando. Ok, trascorso il primo minuto e 20 di ricarica. Io, nel frattempo che il telefono si sta caricando alla velocità della luce, sorseggio una tazza di tè. Golden tè. Solo nei migliori negozi Golden. Ok, ragazzi, dopo 3 minuti dall'avvio il telefono era diventato disponibile all'accensione. Ma c'è un piccolo problema: da quanto ho visto, nei primi 3 minuti di carica non ha usato l'hypercharge, quindi si è caricato più lentamente perché partiva dallo zero assoluto. Quindi la tecnologia di ricarica ultra rapida a 120 watt entra in funzione solamente poco dopo, ma questa è solo una mia teoria. Comunque, dopo 5 minuti, ragazzi, siamo al 19% di batteria e guardate adesso come sale, salirà sempre più velocemente. Siamo già al 20. The next day.
Ok ragazzi, sono passati solo 2 minuti dall'ultima registrazione, ma siamo già al 34%, quindi... Ok ragazzi, sono passati 10 minuti, vediamo un po'. Siamo arrivati al 44% di ricarica. E c'è anche da dire che in realtà si sta caricando solo da 7 minuti, perché i primi 3 minuti sono stati a velocità normale. Al terzo minuto era il 4%, al terzo minuto era il 4% di carica. Dopo quell'istante, ogni minuto ragazzi, si è cominciato a caricare tipo del 7-8%. Ora, ad esempio, non ho finito di registrare questa clip che il telefono è già al 50%. Quindi con il tempo di sentirti praticamente due canzoni, hai il telefono che già è pronto per la giornata intera. Se si fa un utilizzo normale, ovviamente. Se poi si usa il telefono come fa Jumpy, no, quello è un altro discorso. Nel frattempo mi sono messo a registrare qualche storia per il mio profilo Instagram. Se non l'avete fatto, ovviamente correte a seguirmi. Mi chiamo Golden Jumpy. E diamo un'occhiata adesso a livello di carica. Ci eravamo lasciati al 50%. A quanto siamo ora? 73, ok, anzi 74, direi niente male. Ok ragazzi, e dopo poco più di 23 minuti eccoci qui per tagliare il traguardo del 100%. Considerazioni finali ragazzi, 24 minuti dallo zero totale al 100% è tanta roba, ma forse potevamo fare anche meglio. Sul sito ufficiale c'è scritto che questo traguardo era raggiungibile in 17 minuti. Ovviamente questi minuti possono variare in base a tante cose, come ad esempio dalla temperatura. Ci sono alcuni meccanismi di sicurezza che potrebbero attivarsi e far diminuire la velocità di ricarica. Però in parte è colpa mia, anzi in gran parte è colpa mia, perché diciamo che i primi 3 minuti non erano in carica rapida. Ha iniziato a caricarsi velocemente dal terzo minuto in poi. Questo perché ho fatto spegnere completamente il telefono e sono partito dallo zero totale. Se fossi partito anche dallo 0,1 avremmo guadagnato 3 minuti. Altro fattore che ha influito nella velocità è stato accenderlo. Con il wifi, bluetooth e tutti i processi attivi in background, questo ovviamente è andato a rallentare leggermente la ricarica. In più metteteci che ho acceso 100.000 volte lo schermo durante la registrazione e che l'ho staccato tante volte per far comparire l'animazione al centro per mostrare la carica. Alla luce di questo direi che un buoni 4-5 minuti in totale si possono. Sono colpa mia, quindi dovremmo toglierli dal nostro contatore. Diciamo che effettivamente siamo riusciti a caricarlo in circa 19-20 minuti. Ma la cosa assurda è che davvero in poco più di 5 minuti puoi raggiungere il 50% di carica, e per le persone normali è sufficiente anche per tutto il giorno con 5000 mAh. Se vi interessa vi metto anche il link qui sotto nella descrizione. Se il video vi è piaciuto e vorreste altri test su altri smartphone, mi raccomando lasciate un mi piace sotto questo video e superiamo i 4000 mi piace. Iscrivetevi anche al canale per non perdervi i prossimi video e seguitemi su tutti i miei social. Vi aspetto. Noi ci vediamo con un prossimo video. Grazie a tutti.